E un bel giorno suor Liliana ha detto a suor Teresina che lei sentiva nel cuore che doveva lasciare quella comunità per dare vita a una nuova opera della Chiesa e che suor Teresina la doveva seguire. E voi pensate, suor Teresina, che cosa aveva visto in madre Liliana, in suor Liliana, se ha lasciato la sua posizione, madre maestra di novizie, la sua sicurezza, ha lasciato tutto per seguire questa postulante, suor Liliana. Così le carte si sono invertite. Suor Liliana, che dipendeva da suor Teresina, è diventata la madre di suor Teresina, che era la madre figlia. E così hanno dato vita a questa nuova opera, la Compagnia della Regina d'Egitto al servizio della Chiesa. Suor Teresina ben presto si ammalò di tubercolosi, nel 40 questa malattia non si curava. Però suor Teresina diceva, più la tosse mi martella e più l'anima s'abbella, diventa bella, no? E offriva tutte le sue sofferenze a Gesù per la Chiesa, per la santificazione dei sacerdoti e per il rinnovamento della società, come recitiamo nella preghiera. Lei già lo aveva detto che all'età di 33 anni sarebbe morta come Gesù. Difatti così è stato. Però lei lasciò una promessa a madre Liliana. Coraggio Liliana, dal cielo farò di più che sulla terra. Allora, suor Carmela Riccardi, una suora dell'Istituto Le Figlie del Sacro Cuore. Questa suora era molto ammalata. C'è un filmino dove la si vede ingrassata, invecchiata, ridotta proprio male in una sedia a rotelle, venne a trovare la sua famiglia e una domenica chiese di portarla in una chiesa, desiderava tanto farsi la comunione e le sorelle la portarono qui perché fino a qualche anno fa si poteva accedere con la macchina proprio fino a questa porta. E mentre il sacerdote celebrava l'Eucaristia, questa sua Carmela era nella macchina, in una sedia a rotelle, dentro la macchina, e lei ci racconta che improvvisamente si è sentita un calore e una forza nelle gambe e che doveva scendere da sola. Ebbe la forza e la capacità di farlo, di scendere, entrò qua e lei sorridendo diceva: io invece di salutare subito Gesù sacramentato, come farebbe chiunque buon cristiano, tanto più una religiosa, io mi sono sentita attratta verso la parte destra, quindi da qua, destra, è arrivata da suor Teresina. Le persone, le sorelle che pregavano per suor Carmela, pregavano suor Teresina, a vederla, piangevano dalla commozione, dalla gioia al vederla in piedi. Poi si è avviata a farsi la comunione da sola. Dopo è andata di nuovo a farsi le radiografie, per cui i medici hanno attestato per iscritto che scientificamente non potrebbe camminare. Sono colombiana. E allora lì in Colombia, a due sacerdoti che sono arrivati in Colombia in missione, ho sentito parlare della Regina d'Egitto che non conoscevo, di madre Liliana che non conoscevo e di suor Teresina che non conoscevo. Poi incominciavamo a tradurre qualche preghiera dall'italiano allo spagnolo. Io mi sentivo proprio attratta molto da madre Liliana, dalla Regina d'Egitto, da suor Teresina. Vedere poi la gioia di questi due sacerdoti per me era una cosa che mi colpiva molto. Io incominciai a sognare varie volte madre Liliana. Mi sentivo proprio un desiderio di conoscerla. Facevamo un gruppo con i giovani, incominciavo a pregare perché padre Lia poi incominciò a dirmi che dovevo pregare ogni giorno allo stesso orario. Mi chiudevo in camera e cominciai a fare questa esperienza di preghiera. E quando mi chiudevo, facevo questo, io sentivo Gesù, ma così vero che mi tremavano le mani. Io lo sentivo come dentro di me a Gesù. Erano cose molto, cioè facevo un'esperienza veramente bella di Gesù. Sono passati più di 2 anni così. Poi incominciò a penetrare sempre più questa idea della vita religiosa. Però io cercavo di allontanarla perché dicevo,
io chiudermi in un convento fra quattro mura sia male, però più io la rifiutavo e più la sentivo. E allora io in silenzio non dicevo niente a nessuno, perché poi padre Lia mi diceva non deve dire niente a nessuno, finché una domenica, l'11 novembre del 90, andai a messa, perché era domenica e ormai stavo andando sempre alla Santa Messa. E in quella messa, alle 7 di sera, al momento dell'elevazione Gesù, io mi sentivo che dovevo dire di sì definitivamente a Gesù. E gli ho detto, sì Gesù, io ti seguirò, aiutami. Tremavo tutta, piangevo un mare di lacrime, ma dalla gioia lì in chiesa. Arrivai a casa, scrissi una lettera a madre Liliana, quella sera stesso, chiedendo prima di tutto se potevo essere sola, se lei che mi conosceva, perché io mi sentivo letta nel cuore e conosciuta da madre Liliana. E gli ho scritto questa lettera, quello che sentivo, quello che pensavo, tutto, e se potevo essere sola, mi voleva accogliere in questa comunità. Dopo una settimana mio padre ebbe un incidente e morì. Voi pensate io come mi sono ridotta, avendo deciso di farmi suora, non avendo detto niente in famiglia e aspettando questa risposta qua. Mi arrivò la risposta che potevo venire in Italia. Lasciai tutto. Quando venni qua in Italia e conobbi madre Liliana, io mi sentivo una gioia indescrivibile, ma penso che sprizzavo gioia dei pori. Madre Liliana e io ci capivamo. Io non so come, perché lei italiana e io colombiana, ognuno parlava la propria lingua, però noi ci capivamo e io sentivo. Non sentivo il bisogno di mamma, non sentivo il bisogno della famiglia, non sentivo il bisogno della patria, sentivo solo una grandissima gioia quando ho conosciuto madre Liliana e mi sentivo guardata da lei con quegli occhi bellissimi, luminosi, che ti leggevano dentro. Per me veramente è stato un grandissimo dono, una grazia immeritata aver conosciuto madre Liliana, aver conosciuto la Regina degli Igli e essermi consacrata a Gesù. E chiedo, pregate per me perché io sia fedelissima a Gesù e perché chiunque incontri me possa dire allora è bello amare la Regina degli Igli.